Appuntamento questa mattina al Bar Nuovo Tripoli con Benvenuto Messia, fotografo. Possiamo dire un veterano del mestiere. Penso che hai trovato proprio il soggetto adatto per parlare di matrimonio di una volta. La mattinata prenderà i colori di antiche fotografie e avrà il profumo intenso dei dolci del Bar Nuovo Tripoli. I primi due scatti di Benvenuto Messia, scatti meravigliosi, era ottobre del 1946. Ecco, io intanto parto con questa domanda. All'epoca si usavano già i dolci di mandorla, le cosiddette paste secche? Beh, io ho seguito tutta la storia del compromiso, perché adesso si va al ristorante, ma all'epoca, che era veramente un'epoca di miseria, di poca liquidità, il pranzo si limitava a un pranzo in famiglia, praticamente, quindi non c'era il ristorante. E i complumenti, i cose dolci, le paste secche venivano distribuite in casa, alla casa della famiglia o dello sposo o della sposa. Si sceglieva la casa che era un pochino più grande, perché allora in genere gli avevano da noioso piccolino. Chi aveva la fortuna di poter abitare una casa al primo piano, oppure si ripiegava sulla casa di qualche parente, di uno zio o dello sposo o della sposa. E un caffettiere praticamente passava agli invitati una guandiera di dolcetti, no? E infatti mi pare che già ci eravamo sentiti per telefono, Luciana, e io ti dissi che volevo mostrarti la tecnica, perché il papà della sposa, per limitare le spese, pregava il caffettiere di passare la guandiera il più velocemente possibile, in modo da non dare la possibilità di prendere molti dolci, no? Perché c'erano le donne che stavano sedute per borsette sopra le ame, e quindi se la guandiera si fermava a lungo ne approfittavano per prendere dolci e faccarla da borsette. Infatti noi del mestiere, fra virgolette, cioè io fotografo e i suonatori, perché in genere venivano chiamati i suonatori con fisarmonica e chitarra, e allora noi che eravamo pratici di matrimonio usavamo una certa tecnica che potrei mostrarti con la guandierina che abbiamo qui di dolcetti, cioè con il pollice e l'indice si prendeva una pasta, una marietta, una pasta secca, e poi con le altre dita si cercava di agguantarne il più possibile, due, tre. Il cartoccio dei dolci, il vassoietto dei dolci, quanti anni fa è nato? Io, cara Luciana, posso raccontarti tutto l'iter di come è cambiato. Quindi iniziamo con i soli dolci che passavano velocemente e un rosolio fatto dalla mamma della sposa, quello di colore giallo a streghe e quello di colore rosso a sfumati, che si faceva con delle polverine che si compravano. Poi io ho vissuto il cambiamento, il lento cambiamento. Poi quando si cominciò ad andare meglio, il panino con provolone piccante e mortadella. Poi si cominciò con i rustici, con i panzerotti, anzi prima con i panzerotti e poi anche i rustici.
E poi piano piano si arrivò al ristorante, che poi è stato tutto, ho fatto, non dico migliaia, ma molte centinaia di matrimoni, per cui quando passammo all'epoca del ristorante, per noi del mestiere fotografo era diventato non più un piacere ma una sofferenza, perché 2-3 volte alla settimana che si passa, che ci fu l'epoca dei cannelloni, tant'è vero che io ero costretto a stumbarlo e mangiarmi solo la pasta, perché sennò più volte alla settimana tu... Infatti a me molti chiedono: benvenuto, tu che c'era tutto il ristorante, tu si mangi meglio. Io sbottavo, a che es? Dice, perché non ne potevo. Infatti mi è rimasta questa deformazione professionale che odio, ristoranti e pizzerie, perché ai ristoranti già normalmente si perdono 2 ore di tempo, infatti quando facevo i viaggi turistici evitavo il pranzo, si cenava, perché sennò si perdono ore preziose al ristorante. E poi non ti dica i matrimoni, si cominciava all'una e si finiva la sera. Infatti mi trovai bene quando al Park Hotel lo chef era Giacomo, un bravissimo chef, mio caro amico, ci mettevamo da parte io e lui a un tavolo e mangiavamo quello che volevamo noi e in mezz'ora di tempo. Allora, la torta nuziale c'è sempre stata, la torta nuziale è stato sempre il simbolo del matrimonio, i confetti e i dolcetti di mandorla. La torta è cominciata solo alla fine. Naturalmente per alcuni ceti di matrimonio, perché naturalmente all'epoca c'era chi poteva e chi non poteva. Comunque alla fine degli anni 50 e i primi anni 60 chi faceva la torta la facevano un po' tutti. Chi più importante, più imponente, chi più ridotta, ma anche in base al numero degli invitati. Infatti ti mostrerò una fotografia di una torta imponente, perché c'erano tanti invitati. Lo sposo apparteneva a una famiglia numerosa e non dico benestante, ma che si poteva, erano artigiani bravi che si potevano permettere. E quindi c'è una torta colossale, alta come un grattacielo. Innanzitutto, a proposito dei matrimoni, va chiarito che quell'usanza di dare all'uscita degli invitati i dolcetti è arrivata in un secondo momento. In quali anni è entrata questa tradizione, insomma, di dare il vassoietto dei dolci? Negli anni del benessere, dopo gli anni 60, 70, 80. E dicevo, noi fotografi che ci capitava di averne spesso, era piacevole, perché mi pare che è accennato prima come conservazione. Si mantengono però, sia mia madre in un primo momento, ma soprattutto poi mia moglie, per conservarsi conviene metterle in un contenitore di vetro, da non bucaccio de vetro, detto alla Martinelli. Vuoi fare la prova assaggio? Esco personalmente la Marietta. Ottimo, perché la Marietta deve essere così gommoso quanto si mangia. Ringrazio Benvenuto Messia per averci fatto vivere, insomma, questi momenti fantastici. Adesso chiudiamo questo incontro, Benvenuto, guardando le foto, insomma, che tu hai realizzato all'inizio, appunto, della tua professione. Quelle che tu hai chiamato pastasi e camartemes erano le cose dolci. Infatti mia madre diceva: te l'hanno detto,
i cose dolci quando allora erano rari e preziosi. Cara Luciana, tu devi ringraziare il Padre Eterno che ti ha consentito di trovare benvenuto ancora vivo, vegeto e sano. E io devo ringraziare te perché mi hai fatto ricordare la mia gioventù, un excursus di matrimonio sposalizio di oltre 70 anni. E poi guarda a caso, la sposa do a Martin si dice Azet, la donna, l'uomo umurt. Quindi guarda come voi donne siete sempre privilegiati. E poi devo ringraziarti per la location che mi hai offerto, con uno sfondo così bello, con la cucinotta che a me chiarito mi era scucinà, come diciamo in dialetto. Un bacione a te e a chi ci deve seguire in questi tuoi servizi a portavoce.net.